E che cosa fa? Colpisce solo la femmina di una malattia alla pelle. Solo la femmina, solo Miriam, non la donna. Un gran senso della giustizia aveva questo individuo. Quindi intanto dice Mosè fa quello che vuole. Quindi voi zitti. Ok? Meno male che non è Dio, meno male. Saremmo veramente molto malmessi. Essere per le mani così, di uno così. Questa roba qui del colpire la pelle fa venire in mente, vediamo che cosa. L'ultima parte del capitolo 10 di Giosuè, così almeno qui fa il resoconto finale. Così Giosuè conquistò tutta la regione, la montagna, il Negev, il basso piano, le pendici e tutti i loro re. Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente, quindi compresi gli animali, come aveva ordinato Yahweh, l'Elohim di Israele. Cioè, in tutto quel territorio li abbiamo uccisi tutti. Giosuè li sterminò da Kadesh Barnea fino a Gaza, a tutta la regione di Goshen fino a Gabaon. In una sola campagna Giosuè prese tutti quei re il loro territorio, perché Yahweh, Elohim di Israele, combatteva per loro. E alla fine Giosuè ritornò all'accampamento in Gargala. Cioè, in tutto quel territorio dove lui aveva ordinato uccideteli tutti, dice, l'abbiamo preso e abbiamo sterminato tutti i viventi, compresi gli animali. Come aveva ordinato lui? Pulizia etnica. Poi possiamo dire che questa è un'allegoria, ma io mi chiedo allegoria di che cosa? Cioè, si può inventare un'allegoria che metta in una luce più cattiva, più brutta un Dio di una roba del genere? Non si può. Cioè, neanche un demente inventa un'allegoria del genere. E che era normale. Abbiamo letto prima che Mosh, Yahweh, vi ha dato quel territorio che lo temete, a noi lui ha dato questo, noi ce lo teniamo, punto. E quelli che potevano se lo prendevano. Sì? Domanda che non c'entra, è una forse più curiosità. Hai mai parlato con qualche religioso, qualche credente di questa cosa? Cioè, io non sono credente, lo ammetto, non ho mai letto la Bibbia, da quello che sto leggendo, da quello che sto scoprendo grazie a te, quindi poi vado a controllare, continuo a dire non sono credente della Bibbia, anzi. Ma un credente, cosa ne pensa? Cioè, cosa dice? Ti è mai successo di discutere con qualcuno del genere? Ma intanto molto spesso i credenti queste cose non le conoscono neppure. Cioè, come fanno a credere allora se non hanno mai letto la Bibbia? No, credono perché non hanno mai letto, non come fanno a credere, credono perché non hanno mai letto. Io penso che una persona religiosa non possa accettare questa cosa qua, cioè che sto Dio è un delinquente maniaco assassino e pervertito pure. Infatti, però cioè non dimentichiamo che per secoli è stato proibito leggere la Bibbia, no? Che poi nell'assurdo la religione ti impone di arrivare vergine al matrimonio. Cioè quindi è un controsenso, come Dio faceva i porci con uno di suoi e tu oggi devi anche far arrivare. Cioè, di darti la castità immediata nelle cose assurde. Cioè, sono assolutamente d'accordo, non posso che fare spallucce perché non. Sono anch'io mi rendo conto che in quel Dio lì non si può credere. No, no, infatti. Dio è un'altra cosa, in quello lì non si può credere. Ma difatti non ci credevano neanche loro. Ma spero. Perché la religione ebraica, tra l'altro, non è la religione della fede. No, no. Cioè, mentre il cristianesimo è la religione della fede, nel senso che credo in ciò che non vedo, è già difficile usare il termine religione ebraica. Diciamo, del pensiero ebraico, l'atteggiamento è quello della fedeltà. Cioè, noi abbiamo fatto un patto, io rispetto la mia parte del patto, nella speranza che tu rispetti la tua. Alla fine, se io ho rispettato la mia parte del patto, io sono un uomo giusto, sono stato un uomo giusto. Perché abbiamo stabilito un patto, noi con te, noi rispettiamo la nostra parte e ci aspettiamo che tu faccia la tua. Sì, volevo non rispondere perché non penso di avere
una risposta, ma ho fatto la stessa riflessione che ha fatto questa ragazza. E anch'io, no, mi sono detto, ma come si fa adesso alla luce di questi eventi e di queste cose che creano comunque dei terremoti interiori, andare ancora a pensare Dio come un Dio d'amore? E ci ho pensato, ci ho riflettuto per diversi giorni, forse mesi. Il punto è, mi sono poi dato una risposta, e non so se questo potrebbe essere, come dire, un punto di partenza per me. Ho sostituito la parola Dio alla parola intenzione, ovvero io credo fermamente, come ho creduto per 50 anni, a questo Dio d'amore, no? Oggi vengo a scoprire che la Bibbia non parla di Dio, c'è insomma questa, tra Dio e noi c'è un intercapedine, passatemi il termine, c'è un passaggio, che sono questi Elohim, eccetera. Però io mi dico, è vero, forse loro hanno fatto un passaggio, ma noi qui penso ancora che siamo qualcosa di intenzionalmente differente, ovvero, cerco di spiegarmi con semplicità, anche se è una cosa complessa, cioè io credo a quel Dio che è ancora sopra gli Elohim, mi spiego? Allora su quello, quando io vado a pregare, quando faccio le mie preghiere, prego con un'intenzione che supera questo che è un, come dire, un abbattimento morale, perché comunque sia c'è, no, ma infatti non c'è che dubbio, no, no, ma io non qualcosa di superiore, sì. Cioè, che dice, preghiamo sulla Bibbia, no, ma sicuramente questo lì, però ecco, questa è l'intenzione, ovvero, cioè, ho pensato che magari un'intenzione è un laser che va a bucare quello che, ok, io provengo, sono sulla terra perché la terra è un laboratorio, sono una cavia, ok, prendo atto di questo, ma in qualità di essere stato, tra virgolette, creato, io penso che il mio Dio mi ha creato per un'intenzione buona, benevola, che andrò a scoprire di me. Questo è qua. Non lo so, può essere. Sì, signor, dire, legittimo, non ho assolutamente nulla da dire. Io, come sapete, parlo di quello lì, sì, che è scritto lì. Sì, sì, quindi... sì. Sì? Posso farti una domanda? Sì. Ma allora, se per tutta la Terra in quel periodo parlava di questi, chiamiamoli extraterrestri, persone, dei, eccetera, eccetera, dove sono andate a finire? Ci sono ancora? Sono spariti? Cioè, è una domanda legittima, se per tanto tempo hanno condizionato il mondo. Ah, ma è più che legittima. Il problema è trovare la risposta. Non hanno lasciato delle tracce? Qualcosa... Le tracce sono nelle grandi costruzioni che si trovano su tutta la Terra, e che è abbastanza ovvio che, insomma, siccome non si sa come siano state fatte, è difficile pensare che l'abbiano fatte degli ometti con gli scalpelli di rame. Non si scalfisce nulla con gli scalpelli, insomma. E quindi le tracce ci sono, dove siano finiti o se se ne siano andati, io questo non lo so. Non c'è niente di scritto nei testi antichi che parla di una... Cioè, tutti i racconti dicono che quando questi qui se ne andavano da qualche parte promettevano che sarebbero tornati, salvo la Bibbia. Cioè, nell'Antico Testamento non c'è traccia di quello. Nei libri che ci sono rimasti, perché poi magari in quegli 11 libri che dicevo all'inizio, che sono stati fatti scomparire, magari certe cose erano troppo esplicite, e quindi, siccome non le potevano correggere, hanno fatto scomparire i libri, come dice il professor Ruff, quindi non lo so. Però fare delle ipotesi, appunto, possiamo fare tutte le ipotesi possibili e immaginabili, c'è un pastore presbiteriano, il padre Terry Downing, lui non ha, quindi lui è un uomo di fede, esercita il suo ministero cristiano, non cattolico, presbiteriano, cristiano. Lui non ha nessun dubbio, dice, questi qui sono ancora qui e stanno controllando tutto.
cioè lui non ha proprio nessun dubbio, cioè lui dice che la religione mosaica è nata, è il frutto di un incontro con un oggetto volante guidato da intelligenze provenienti da altri mondi, che sarebbe il Cavo de Ruach, poi se abbiamo tempo ne parliamo. No, però vedo che quasi mezzanotte, immagino che dobbiamo andare a dormire. E quindi, insomma, l'incontro con quell'arma lì, guidata, cioè, su cui c'erano quelli lì. E lui dice che non c'è nessun dubbio, quelli lì sono quelli che stanno controllando tutto. Però... No, mi chiedo scusa, ma c'era prima... Consideravo che è curioso pensare come questi personaggi si contendessero territori, però sempre tramite gli uomini, perché loro non si combattevano tra di loro. Quando si sono fatti furbi hanno cominciato a usare gli uomini, perché prima usavano le loro armi che erano spaventose. Sì, anche nei testi indiani. Leggo un pezzo? Sì. Vi ho detto prima che un certo giorno Abramo riceve quei tre, uno di quei tre è Yahweh, gli altri due vanno a Sodoma ad avvertire i nipoti di Abramo, Lot, che deve abbandonare la città perché il giorno dopo verrà rasa a suolo assieme ad altri quattro. Per farla breve, questi due qui insomma spiegano bene, convincono Lot, Lot parte con la sua famiglia, eccetera. Il giorno dopo arriva un fuoco dal cielo che azzera Sodoma, Gomorra e altre tre città. Fuoco dal cielo, non sappiamo che cosa sia, non c'è altra descrizione. Però nella Bibbia si parla altre volte di quel territorio e si dice, per esempio, nel primo libro dei Re, che siamo circa 1000 anni dopo la vicenda di Sodoma e Gomorra, quindi 1000 anni dopo, si dice che nella valle di Sodoma e Gomorra l'acqua è ancora cattiva e il terreno è sterile 1000 anni. Nel libro del profeta Zefania, siamo nel 620 avanti Cristo, quindi siamo a 1200 anni, 1300 anni dall'evento, si dice che il territorio di Sodoma e Gomorra è un territorio di desolazione, di sale e di cardi, non cresce nient'altro. Nel libro della Sapienza, che è scritto più o meno all'epoca di Cristo, quindi sono passati 1800 anni, si dice che nel territorio della valle di Sodoma e Gomorra gli alberi da frutto producono frutti che non giungono a maturazione, passati quasi 2000 anni. Quindi che cavolo hanno fatto in quel territorio lì? La vicenda di Sodoma e Gomorra è narrata anche nelle tavolette sumero-accadiche. Nella epopea di Nergal, Nergal è il nome di uno di quelli lì, degli Elohim Anunnaki, si dice che nelle lotte che si facevano tra di loro, Nergal desiderò emulare Ninurta, un altro nome di uno di quelli. Seguendo la strada dei re, volò fino alla valle verdeggiante delle cinque città, cioè le cinque città bibliche. Nella valle verdeggiante dove Nabu, altro nome di uno di quelli lì, stava convertendo la gente, convertendo non vuol dire convertire religiosamente, ma le faceva passare da un'alleanza all'altra, ed è per questo che ha deciso di sterminarli, Nergal progettava di schiacciarlo come un uccello in gabbia. Sulle cinque città, l'una dopo l'altra, inviò dai cieli un'arma del terrore, una per ogni città. Distrusse le cinque città della valle.